interessi. Vi restituisco la linea. Grazie a Carlo Cianetti. Difesa del fotovoltaico e delle altre energie rinnovabili. Per questo centinaia di operai, imprenditori, ma anche rappresentanti delle associazioni del settore delle energie pulite sono scese in piazza a Montecitorio, al centro, davanti a Montecitorio naturalmente, al centro della protesta i nuovi decreti che limitano gli incentivi varati mercoledì scorso dal governo e che secondo i manifestanti sono sbagliati. A rischio, infatti, denunciano i manifestanti migliaia di posti di lavoro. Allora sentiamo le loro richieste, le ragioni della loro manifestazione in questa intervista realizzata da Iman Sabah. In questi anni siamo riusciti ad arrivare al 26% di energia elettrica pulita, si può arrivare anche al 50% in pochi anni, ma questa prospettiva verrebbe fermata dai decreti del governo che mettono burocrazia, tetti annui e rendono impossibili gli investimenti delle imprese e delle famiglie. E chiediamo al governo intanto di riaprire un confronto sui decreti, che sono pieni di errori. Non è vero, come dice Passera, che si raggiungerebbero gli obiettivi europei anche in anticipo, assolutamente falso, sono dei tetti annui che lo renderebbero impossibile, quindi bisogna entrare nel merito e poi parlare del futuro delle rinnovabili, non solo mettere degli stop. L'obiettivo di questo governo è un impegno assunto dall'Italia in Europa, arrivare al 2020 con un raggiungimento degli obiettivi settoriali delle rinnovabili. Per far questo i decreti che sono in bozza stati circolati non solo non consentono di raggiungere quegli obiettivi, e in particolare per l'eolico sono estremamente penalizzanti, ma in più mettono a grave rischio gli impianti esistenti. E delle prospettive delle energie rinnovabili noi